Questo programma è presentato da Ristorante Parco Verde. Immerso nel verde delle colline bolognesi, il ristorante è ideale per le famiglie. Ha una vasta varietà di vini selezionati, una cucina tradizionale bolognese, prodotti freschi e di qualità. La felicità dei vostri bambini è assicurata da un'area giochi interna ed esterna. Una location adatta ad ogni evento con la presenza di un'educatrice. Ristorante Parco Verde, Angela e Walter vi aspettano in via Boschi 19, Calderino, Bologna. Numero di telefono 051 6760 490. Ben ritrovati amici e amiche del Titolo TV, come vedete con una sorridente Erika Leone per un nuovo approfondimento televisivo. Ciao Erika! Ciao, buona giornata a tutti! Buona... sì, sono sorridente perché oggi parliamo di qualcosa che ha dato nel suo piccolo delle piccole grandi soddisfazioni. Ne avevamo anticipato la settimana scorsa dicendo state attenti, guardate che cosa succederà. E oggi poi? Dobbiamo abbastanza parlare, non possiamo non parlarne, dobbiamo parlare di quello che è stato da un punto di vista sia di numeri che anche di struttura in 5 serate molto simile a quello di cui ci occuperemo da febbraio in poi, caro mio direttore, perché sai benissimo che non si scappa a Sanremo. Lo so, ecco, però... ho già lanciato, guarda, ti dico la verità, ho trovato l'occasione per allarmare già Fabio per dire attenzione che Sanremo è dietro l'angolo. Lo so, è sempre dietro l'angolo, ma oggi dobbiamo assolutamente parlare di regia, vediamo se la regia ci aiuta, eccolo qua, viva Rai Play. Allora, già la faccia di... dice tutto fondamentalmente. Allora, non c'è necessità che io vi spieghi che cosa sia, cioè c'è tutto in questo programma. La premessa che devo fare è una, anzi due. Io non ho voluto guardare Viva Rai Play nelle singole serate, cioè non l'ho guardato lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, l'ho voluto guardare tutto insieme. Per avere la percezione sia delle singole puntate, le pillole, diciamo le pillole, piccolino, delle puntate da 20 minuti, sia la percezione in lunghezza, quindi praticamente sostanzialmente circa un'oretta e mezza di programma se li guardiamo tutti insieme, visto che comunque essendo poi recuperabile sulla piattaforma on demand di RaiPlay questo era possibile, perché volevo avere la percezione effettivamente di come un programma del genere potesse non far calare l'attenzione se filasse in un'ora e mezza di programma, perché dobbiamo ricordare che quello che è andato in onda dal lunedì 4 per 5 giorni fino a venerdì 8 è stato semplicemente un'anticipazione messa in onda su Rai 1 e in concomitanza su Rai Play, ma il vero e proprio programma della durata circa di un'ora e mezza, due, partirà dal 13, quindi sostanzialmente esattamente da oggi, esclusivamente su Rai Play, quindi le persone dovranno andare sulla piattaforma on demand, dal computer, dalla smart TV, dal tablet, dal telefonino, registrarsi all'applicazione di Rai Play e guardare questo programma, che non avrà nulla di diverso probabilmente rispetto a un programma mandato in onda sulla televisione classica, ma ha tutto allo stesso tempo diverso, perché è solo ed esclusivamente per il web. Senti, voglio farti una domanda banalissima, che è una problematica che ho riscontrato. Quando vado all'estero, soprattutto, vabbè, sono stato in Croazia, non mi dava la possibilità di poter entrare nella piattaforma di Rai in quanto mi diceva che ero fuori. Proprio perché parliamo del web. Il web vuol dire tutto, vuol dire nulla, quindi di conseguenza... C'è ancora questa forte limitazione? Sì. Gli italiani all'estero riscontrano un grandissimo problema nel poter fruire dei programmi, soprattutto sul sito. Magari attraverso il satellite, la RAI in determinate zone
può essere fruibile con il metodo classico, ma da un punto di vista di siti ci sono una serie di problemi non indifferenti che però io sinceramente spero possano essere risolti, risolvibili e risolti nel breve tempo Ma possibile, io perché credo, guarda. all'estero si ha molti problemi da un punto di vista proprio di fruibilità da internet. Le zone limitrofe, penso alla Svizzera, penso alle regioni, ai paesi, pardon, ai paesi vicini all'Italia, hanno ci sono del satellite. Ovviamente più in là si va, insomma, ricordo qualche anno fa di un'amica che viveva in Giappone che aveva dei grossissimi problemi perché ovviamente il satellite non arriva. Almeno non credo che comunque non aveva la possibilità di usufruire del satellite. E nemmeno della connessione internet tramite il sito internet della RAI, quindi insomma i problemi di fruibilità sì, siamo sempre lì, siamo a due velocità, la tecnologia che va avanti, ma la RAI che arranca adesso con questa innovazione di Viva Rai Play sta cercando un attimo di ampliare il bacino di utenti, perché questo programma è stato fatto esclusivamente per poter accalappiare un po' di pubblico giovane. Vediamo se effettivamente No, sarà sai così. perché ti ho posto questa domanda? Perché insomma, con le nostre puntate ormai da diversi anni abbiamo anche un ben nutrito pubblico, ce lo stiamo guadagnando di volta in volta, anzi li ringraziamo e cogliamo l'occasione di condividete, seguiteci, criticate, dite tutto quello che volete, siate liberi di esprimervi. No, però guardando gli insight, no, soprattutto noi che utilizziamo molto la piattaforma Facebook, io vedo gran parte dei paesi che ci vedono sudamericani, adesso quello non lo so se sono italiani, che ce lo però insomma, gran cioè, la nostra fruibilità Sì, però avviene da ogni parte del mondo. comunque ci sono, per quanto riguarda la RAI, ci sono anche dei problemi di diritti, per esempio, non sempre, in passato molto di più, forse adesso quasi zero, ma io ricordo che c'erano programmi di cui la RAI non deteneva la possibilità dei diritti per poter essere rivisti on demand. E quindi risultava un po' complicata la situazione. Molti programmi prodotti in coproduzioni estere che Siamo, fino a posso quando. dirti una cosa? Siamo più liberi noi che di tutte queste burocrazie e matasse, non ne Sì. sappiamo nulla, Però quindi. vabbè, insomma, tornando al punto di Viva Rai Play, io trovo che sia stato geniale. Delle piccole pillole di 20 minuti che anche se viste l'una dietro l'altra non stancano assolutamente. La genialità sta nel fatto di, vabbè, da un lato ci sono stati talmente tanti ospiti all'interno di queste puntate, che io non so, non voglio toccare il lato economico, non so quanto questo programma sia costato, non lo voglio sapere. Però se soltanto la metà di questi ospiti, a questi ospiti, di questi ospiti fosse stata data la possibilità di andare in altri programmi, penso per esempio dei Sanremo, non tanto lontani da noi e quant'altro, insomma, già sarebbero bastati. La genialità sta nel fatto che sostanzialmente, fondamentalmente, questi personaggi che sono entrati così come in un vortice, in questa lavatrice di Viva Rai Play, fondamentalmente non è che abbiano fatto chissà che cosa, al di là di qualche duetto, non so, Ultimo che canta La Pemaia o quant'altro, o l'intro di Verdina Raffaele, però sostanzialmente è come se non avessero fatto nulla, ma hanno allo stesso tempo fatto tantissimo ed è geniale. Poi tralasciamo l'ironia, i brevissimi monologhi di un minuto e mezzo di Fiorello, che sono pazzeschi, è la velocità. È la televisione adatta ad un pubblico giovane che deve essere estremamente veloce. E sotto questo punto di vista, io mi auguro che abbia la stessa velocità anche il programma intero. Però io sinceramente, proprio per questo modo che hanno i giovani di vedere la televisione molto veloce, che si stancano molto velocemente, ecco, io avrei pensato a una durata di 20, massimo 30 minuti, anche poi del programma effettivo che parte appunto, come abbiamo detto, la stessa settimana, cioè un'ora e mezza di programma forse Allora, posso non dirti una cosa? rispecchia tanto la velocità con la quale un giovane oggi purtroppo si stanca di qua. Cioè, i 20 minuti, 19, 15, 19 minuti di queste 5 serate erano immediati, non stancavano assolutamente. Questo non dico che
un programma di 2 ore di Fiorello possa stancare assolutamente. No, ma bisogna mettersi nell'ottica Allora, della guarda, persona che deve raggiungere. ti dico questo, no? Io sai che fino a poco tempo fa ero in trasmissione su One TV Emilia, facevamo questo programma di Emergency, poi per impegni miei personali purtroppo a malincuore ho dovuto dire di no ad altri appuntamenti televisivi. Un programma di 1 ora e mezzo con 2 stacchi da 45 minuti l'uno, dove avevamo nella prima parte un ospite o ospiti e così anche nella seconda parte, no? Io ti posso assicurare che quei 45 minuti allo stacchetto pubblicitario volavano velocemente, ma anche l'ora e mezzo, perché? Perché dipende anche dalle dinamiche televisive, dipende da che Assolutamente cosa sì. impronta. Perché se io 1 ora e mezzo racconti un qualcosa farraginoso, lento, anche lo stesso interlocutore che ha un modo di raccontare le cose molto più cadenzato, ti posso assicurare che anche 20 minuti sembrano 3 ore. Ma assolutamente sì, infatti come è stato strutturato in queste puntate la velocità è stata fenomenale. Però, appunto, ripeto, io sono sicura che i programmi di Fiorello non stancheranno mai. Però la mia domanda è: il giovane che oggi ha nella testa il video di YouTube di 5-6 minuti reggerà un 2 ore? intero programma? Questo, è semplicemente questo. Io non dico che sia giusto o che sia sbagliato, Fiorello è geniale, quindi Certo. non è possibile assolutamente. Però è questa la mia domanda. Un'ultima cosa da un punto di vista appunto della scenografia, mi ricorda in qualche modo un po' molto in piccolo, molto più racchiuso in Via Asiago, Stasera pago io, come scenografia, come mood, però davvero uno studio un po' molto molto più piccolino. E poi io trovo geniale e riconoscentissimo della carriera svolta. A gennaio andrà in pensione la ricostruzione in pupazzo di Vincenzo Mollica, un Vincenzo Bravissimo. Mollica totalmente diverso rispetto a com'è Vincenzo, però credo che sia stato un regalo fantastico che Fiorello ha fatto a questo signore della televisione, che io spero, sinceramente, mi auguro che in qualche modo si trovi la possibilità, nonostante andrà in pensione, di permettergli di concludere la sua carriera con il 70° anno del Festival di Sanremo, perché sai, anche lo Sì. stesso Fiorello ha cercato di lanciare questa cosa, la possibilità di farlo andare all'ultimo festival. Mi sembra comunque concludere con il 70° cifra tonda, un Sanremo importante, credo che comunque, qualora Vincenzo voglia, sarebbe un regalo fantastico che lui fa a noi e che noi, Certo. se insomma, se ci sarà questa mobilitazione, facciamo a lui. E questo personaggio di questo pupazzo Mollica è pazzesco, è Un po' meraviglioso, alla Muppet veramente. Show, eh? Esatto, esattamente quello. Se vogliamo vedere rapidamente gli ascolti, possiamo capire che come in una fascia estremamente importante, perché è andato in onda subito dopo il telegiornale delle 20:30 e prima dei soliti ignoti, rubando in qualche modo un po' ai soliti ignoti che si è accorciato in qualche modo, comunque è abbastanza particolare l'Axel Prime Time, tra l'altro mi ha giovato tantissimo anche i soliti ignoti perché ha fatto degli ascolti pazzeschi in questa settimana. Vediamo che gli ascolti, è vero, c'è stato tra la prima e la quinta puntata uno stacco di 4%, 4 punti percentuali, però anche vero, comunque il venerdì sera la gente esce, cioè no, non è così scontato che tutti stiano davanti alla televisione. Ci sono comunque delle giornate in cui c'è un calo anche comunque normalmente nell'access prime time della Rai. Insomma, vediamo che 5 milioni e 800 mila spettatori, quasi il 23% di share, penso che i numeri parlino da soli. Ha tenuto veramente tantissimo botta, non ha. Parliamo delle 5 pillole qua, no? Queste sono le 5 pillole, sì, Ah. sono il programma mandato in onda ogni giorno, da lunedì al venerdì, la settimana scorsa. È stato un successo senza precedenti. In una settimana, veramente, posso dire, moscia che più moscia non ci sia, perché se la regia mi manda il cartello, ecco, allora, al di là di, alcuni programmi, io ho inserito in top 10 dei numeri che generalmente non inserisco mai perché sono numeri troppo bassi, perché significa che comunque prima di loro c'è stata tanta altra roba. Ecco, questa settimana è stata moscia anche da un punto di vista proprio della
anche un po' della programmazione, molti film, cose viste, riviste, vabbè, Montalbano, svetta, l'unica cosa che svetta è Tutti che vale, che continua a fare record su record, battendo se stesso in ogni salsa e maniera. Montalbano, io ormai non so più cosa dire, io credo che sia un po', no, io credo che sia un po' irrispettoso sia nei confronti di Montalbano che nei confronti del pubblico, perché Montalbano non è una cosa che deve essere mandata in trincea ogni qualvolta si pensa e si ipotizzi che la concorrenza potrebbe vincere. E irrispettoso nei confronti del pubblico perché viene trattato un pochettino come sì, ci abbiamo di Montalbano, sappiamo che lo vedono, pecoroni, e lo guarderanno sempre comunque. E Montalbano ha bisogno comunque anche dei suoi tempi di riposo, e non è possibile mandarlo sempre in onda in continuazione. Quindi non è un Certo. merito il fatto che comunque sia sempre nei primi posti, è un po' un vinci facile che non ha senso. Per quanto riguarda poi appunto il resto della top 10, poi ne verrà analizzata meglio nell'articolo sul nostro titolo.it, perché appunto faccio un po' un'analisi un po' dettagliata di tante altre cose, però comunque potete vedere che insomma è stata una settimana particolare. E di Particolare. questa settimana particolare ha avuto dei riflessi anche sulla mia rubrichina Chi sale, chi scende, quindi vediamo L'hai se la regia ci chiamata? manda. È la L'ho chiamata chiamata. te, l'hai chiamata. L'hai chiamata e quindi di conseguenza adesso voglio vedere che cosa salta fuori, perché io ogni volta ho paura di quello che tu Allora, è mandi. stata, allora, innanzitutto è stata una settimana, ripeto, estremamente difficile, perché davvero io non sapevo più da che parte, da che parte girarmi, perché avrei dovuto inserire forse quasi tutto nel chi scende, fondamentalmente, E E invece? invece questa settimana invece ne ho presi due, ne ho presi Ah, due, appunto. due per lato, diciamo, questa settimana facciamo un po' le cose No, corte, cercate di pensavo che mi tirar fuori. uscissero. Guarda, No, avrei dovuto pensavo mi mettere uscissero più tutto. lavagnette, tanto ormai è entrato Moscura, non è anche. Avrei dovuto mettere tutto. Allora, partiamo con il primo che scende, che va spiegato. Ok. Ecco, allora, La La Land, io l'ho messo perché è stato uno dei. Io lo con Forse la Rai non lo considerava un tappabuchi, perché comunque è un film pluripremiato, addirittura dalla critica considerato il moderno Pretty Woman, io dissento. Però in realtà, ma andato in onda su Rai 1 questa settimana ha fatto davvero pochissimo, cioè tra l'altro non è nemmeno entrato nella top 10, una top 10 che ricordiamo ha dei numeri molto bassi, quindi se nemmeno con questa top 10 si è riuscito ad entrare in classifica, ha un po' toppato, insomma, non è stato apprezzato dal pubblico di Rai 1, forse perché era già stato visto al cinema, forse perché non lo so, però non l'ho messo tra chi scende perché comunque anche per quanto mi riguarda è stata una sorpresa poi leggere quei dati di ascolto per questo programma. Il secondo chi scende è, Chi è? eccoli lì, la schiera dei sei. Con Abraham, tutti gli allora. con tutti gli occhiali non riuscivo a capire chi erano. Ok. No, perché me le hanno messe piccole, grazie regia. Adrian. Adrian, ok, dimmi. Abbiamo Chiambrezzi, li vedo anch'io qua nel monitorino piccolino perché lì è sì difficile, abbiamo Chiambrezzi, Giletti, Celentano, Gerry Scotti, Carlo Conti e Paolo Bonolis. Tutti andati in soccorso di Adriano Celentano per la prima di Adrian Live, che non ha dato i risultati sperati, nel senso che siamo comunque nell'ambito del circa 15% di share, 3 milioni e 8 di spettatori, però noi da Adriano Celentano ci aspettiamo molto di più, ci aspettiamo molto di più anche da un punto di vista proprio dello spettacolo, a parte che qui è il maschilismo fatto a persona che sinceramente, cioè, è un po' storica anche, è il maschilismo fatto a persona, abbiamo questa schiera di 6 uomini andati in soccorso di 5 uomini andati in soccorso di Celentano, di tutte le reti, perché abbiamo Rai 1 con Conti, abbiamo Mediaset con
con Gerry Scotti, con Bonolis e Chiambressi, abbiamo la 7 con Giletti, insomma, sono arrivati tutti per lui, ma in realtà non è che ci sia stata tutta questa grande. Ci mancava lo chef Esatto. Rubio, no? Con 9, anzi no, scusate, ultimi fatti, lasciamo Esatto, lasciamo perdere. perdere. E poi, ragazzi, è veramente trash, ma aiutatemi a dire trash, per non parlare poi del cartone che va bene in onda in seconda serata, anche perché comunque le immagini non permettono di mandarla in prima serata, Rimangono e sempre quindi insomma. forti. Diciamo che comunque il cartone quello era un po' una mezza chiavica prima ed è rimasta così, cioè non è che poteva essere diverso. E quindi questi sono i bocciati. Passiamo ai promossi. Ma diciamo che sai che tra te e Francesco, cioè proprio quest'anno, proprio, no? In questa nuova stagione, stank! Cioè, però neanche il Allora, Fioretto, no, neanche il Fioretto, neanche la abbasso, sciabola, proviamo a vedere, no, siete da abbasso le enseguida, macete a facciamo così, Pasqua. A no. Pasqua gli dirà, cioè io a Pasqua mi vedo lanciare le uova, perché a un certo punto siete da macete, ma neanche affilato, vi posso assicurare. Eh? Esatto, Bene, vabbè, esatto. io ho la libertà di Allora, ecco, pensiero. no, vabbè, insomma, sono cose oggettive. Giusto. Allora, facciamo, invece parliamo di cose carine. Chi sale? Le ragazze, che è un programma che quest'anno va in onda, fino all'anno scorso andava in onda di domenica, quest'anno va in onda di sabato, e che per molte settimane è riuscita ad entrare nei tre programmi più visti della serata, tra cui anche la settimana che si è appena conclusa. Ricordiamo sempre che noi facciamo riferimento alla settimana Ah, beh, certo. conclusasi prima di quella in cui andiamo in onda. Le ragazze è un programma condotto da Gloria Guida che racconta le storie di donne famose, meno famose, ma comunque fanno un ritratto al tutto al femminile. E credo che sia uno dei programmi di Rai 3, premessa, i chi sale di questa settimana, sebbene siano solo due, ma sono tutti made Stefano Poletta, quindi tutti Rai 3. E devo dire che è un programma molto carino, molto piacevole, che fa scoprire delle storie vere, a volte divertenti, a volte no. E Gloria Guida è perfetta in questo ruolo, insomma, si è ritagliata un nuovo ruolo all'interno della televisione. L'altro, chi sale, emotivamente ci sono molto affezionata, creato. E diretto, la regia è stato creato, e la regia è di Lucio Forzano, ideato di Lucio Forzano, va in onda subito dopo Blob e prima di Un posto al sole, quindi indicativamente tra le 20 e 25 più o meno e le 20 e 50. È un programma meraviglioso che parla del rapporto d'amore più bello che ci sia, che è quello tra l'uomo e l'animale, girato ovviamente in una clinica veterinaria. Sì, no, stavo No, pensando, no, quello che è il sul serio. rapporto. No, no, io mi aspettavo un'altra cosa. Siccome non l'ho visto il programma, mi aspettavo che tu No, dicessi il no, rapporto tra un uomo e una donna. Allora, No, tra un uomo e un no, animale, è il ok. rapporto Ah, sì, ne avevamo più bello parlato. che ci sia, effettivamente. Abbiamo fatto anche un articolo su questo. È interamente girato in una clinica veterinaria con inquadrature, emotività aggiunta, montaggio di musica perfetta da Fazzoletti in alcuni casi, che racconta appunto le storie di queste famiglie, che composte appunto da umani e dai loro piccoli animali di qualsiasi specie. Abbiamo visto cani, gatti ovviamente, pappagalli, una volta anche un furetto, se non erro, piccole lucertoline, se non erro, Ok. iguanucce, non mi Sì. ricordo bene, però comunque animali esotici. Racconta queste storie che non sempre finiscono bene, perché alcune sono state Ah. veramente toste. La scelta di dover sopprimere un animale a seguito di un Di un male. assalto. No, 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 peggio ancora, del fatto che sia stato sbranato quasi da due pitbull. Ah. Non è stato, non era, non è stata quella, non è stata una puntata, è stata una puntata molto forte. Però credo che sia un programma meraviglioso che ti tiene incollato davanti al teleschermo, dura poco, dura una ventina di minuti, ma è un gioiellino, secondo me, di Rai 3. Credo e spero che Coletta o chi per lui arriverà, perché si vocifera che Coletta vorrebbe passare a Rai 1 come direttore, non si sa,
Spero vivamente che possa essere rinnovato perché è fatto davvero bene, con grandissima cura e attenzione dei dettagli. Duccio questo fa, cura i dettagli Beh, e l'abbiamo visto dà quando si è emozioni. sbizzarrito dietro Sanremo, no? Sembrava un Sì, direttore d'orchestra. esatto, dà emozioni con le immagini. Unite a un montaggio meraviglioso, dettagliato come solo Duccio nelle inquadrature sa fare, e poi anche fondamentalmente le musiche che sono meravigliose, No, le ma poi canzoni anche che la sono struttura cantate stessa. sono meravigliose. Credo Esattamente, è meraviglioso. la struttura, il fatto stesso di tenere a sensibilizzare sempre di più l'opinione pubblica, perché noi Assolutamente. ci ricordiamo sempre che il periodo dell'abbandono capita esclusivamente, quasi esclusivamente nel periodo estivo, dove la gente va in vacanza, poi magari dove sceglie di andare in vacanza le strutture ricettive non permettono la possibilità di poter portare i propri amici a quattro Animaletti. zampe, animaletti, quindi di conseguenza cosa succede? C'è un io che poi dico anche un'altra cosa, cioè il fatto stesso che certe strutture non permettano, sarebbe ora anche che si aggiornino, perché insomma, alla fine dei conti tutti abbiamo un Sì, animale. Io sì, in realtà sì. vado in crisi con le mie piante, ti dico subito, cioè No, in fortunatamente me la realtà cavo mettendoci dentro delle bottiglie d'acqua, insomma, ci sono tutte le schede, ecco, però no, gli in realtà animaletti, insomma. sono sì, no, gli animali sono, cioè, è un tema molto importante. Si deve comunque sempre cercare di differenziare le cose. Un animale è pur sempre comunque un animale, però Però la ti cosa posso dire una fondamentale. cosa, sì, è stato fatto uno studio, quando viene a mancare un animale è come se No, si assolutamente. No, no, ma percepisse io non. l'assenza di un parente, No, io quindi. non. Non, non, non cioè, io non giustifico alcune determinate comportamenti che a volte vedo in giro, che secondo me sono forse anche esagerati, anche proprio per lo stesso animale. Certo. Ma il fatto della perdita è assolutamente equiparabile tranquillamente. Credo che Dex Amore, e concludo, sensibilizzi molto anche su che cosa voglia dire avere un animale. Un animale non è un peluche, un animale deve essere portato dal Bravissimo. veterinario, un animale può essere anzi, può ammalarsi molto di più di un umano, può soffrire di molte patologie, a volte anche tutte insieme, più di un umano, e che quindi bisogna pensarci molto bene, non prendere un animale per regalarlo al bambino come giocattolo, come Bravissimo, peluche, ma bravissimo. bisogna capire che è un animale, ma che ha bisogno di attenzioni senza sfociare nel paradossale, ed era questo che intendevo, tanto quanto un umano. E che quindi è come bisogna pensarci come ci si pensa ad avere un figlio, perché comunque alla fine, anche se ha quattro zampe, deve necessariamente avere le stesse cure, le stesse attenzioni di un bambino. Un bambino non lo metteremo fuori sul Anche, no, balcone tutto il anche di più. giorno, così come non possiamo mettere un cane tutto il giorno sul balcone. Per Anche cui, di e più. poi esatto, un cane rimane tale per sempre, il bambino poi stasera che cresca. E quindi. No, 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 ma anche di più perché comunque sono soggetti ad una limitazione particolare. Io mi ricordo quando avevo i gatti, Certo. guardare la percentuale delle ceneri perché gli può creare a livello Ma problemi sì, renali. infatti, Insomma, ma quello che cioè, dico è un è programma una che bella sensibilizza perché fa. responsabilità. È un programma che sensibilizza perché fa vedere anche il lato non semplice dell'avere un animale. E quindi chapeau a Duccio Forzano. Io so di essermi dilungata, però questa puntata era Vabbè, abbastanza abbiamo già fatto energetica. solo 30 minuti, adesso mi tirano di tutto, di più. Comunque, vabbè. Grazie ancora, Enrica, noi ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima, grazie Grazie. mille. Ciao.